Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Dungeons 3. Allora ragazzi, nella scorsa missione Thanos aveva catturato Talia dopo che era stata così idiota da attaccare direttamente senza aspettare niente e nessuno, tra cui il male inarrestabile, tra cui noi praticamente, ok? È stata catturata, noi l'abbiamo liberata e adesso persino il lato buono di Talia vuole vendetta contro Thanos che ha cercato di torturarci per farci passare dalla parte del bene, ma che carino. Quindi, ragazzi, dovremmo essere a un paio di missioni dalla fine della campagna e non vedo l'ora, ok? Sì, vai, campagna principale. Due facce della medaglia. Il male utile aveva liberato Talia dalle torture del padre adottivo Thanos. Ma un altro scontro era inevitabile. Talia doveva prepararsi al meglio. Direi di sì. Vai, andiamo. Per ottenere all'istante molta malvagità conquistando una posizione del bene. A quel punto comparirà lentamente nel dungeon. Prima conquistare posizioni, infatti. Prima poter avviare... Il male che teletrasporta aveva liberato Talia dalla sala delle torture di Thanos e l'aveva spedita in un luogo lontano. A proposito, grazie. Silenzio! Non vedi che sono impegnato in uno dei miei prolissi monologhi? Dove ero rimasto? Ah, sì. Talia era libera e si chiedeva cosa ci facesse qui. Già, che ci faccio qui? Ho detto silenzio! Dicevamo, cosa ci facesse qui? Il male che pianifica l'aveva teletrasportata vicino al Monte Destino. Lì avrebbe affrontato le prove per diventare una vera guerriera con spada laser. Voglio dire, una vera creatura del male. E non temere, non avrebbe dovuto portare il male ben nutrito sulle spalle. Ma lungo la strada per il Monte Destino sorgevano due città fiorenti. Bisognava occuparsene, nel bene o nel male. Anche se il concetto di bene e male dipende da chi guarda. Nella sua folle visione del mondo, Thanos continua probabilmente a considerarsi un paladino del bene. Vuoi dire che potremmo essere noi i buoni? Certo, perché no? Rimbocchiamoci le maniche ora, ci sono eroi qui da sconfiggere e torturare! Mi sembra adeguato. Allora, tanto per cominciare, qui c'è un problema, nel senso che... sì... Vabbè, ma in effetti possiamo arrivare molto lontano con queste cosette. Ok. Un attimino, fatemi pensare al percorso. Ok. Io spero di arrivarci, anche se secondo me non ci arriva fino a lì. E invece sì. Però sicuro incontro qualche problema. Ok, vai. Dove sei? Vai, mocciolosi a... A rotta di collo. Ecco, te pareva un filone d'oro proprio qui, no? Però, se non altro, sappiamo che c'è. E c'è dell'altra bella roba. Oh, porca miseria, ma anche questo è vicinissimo. Ah. Minchia, sono due... Più l'ingresso del dungeon. Ma che meraviglia. Questo è già più semplice. Ok. Sì. Ok, beh, basta questo, credo. Credo proprio di sì. Ok, perfetto. Mocciolosi. Vai. Ancora. Continuate a scavare tanto oro. State scavando? Mica tanto. Okay. L'officina sta producendo nel mentre, sì. Ora lasciatela produrre perché tanto le trappole ci servono. Ok? Il cimitero l'ho ricercato? Sì, devo solo costruirlo, credo. Vai, vai, mocciolosi a rotta di collo. Non è che già c'è e non me ne sono accorto? No, ok. No, non c'è. Effettivamente... No, aspetta. Ah, sì, questo è effettivamente il cimitero. È che era vuoto, non ci stavo pensando a questa cosa. D'accordo, beh... Ah, minchia, 500. Sì. Vabbè, dai, per adesso. Ok, e questa è fatta. No, cavolo. Tutta la strada... Mamma.
poco male. Oh, guarda, poteva andare molto peggio, effettivamente. Guarda, non mi posso lamentare. Ok, allora adesso fammi vedere dove si può arrivare. Non poi così lontano. Però ci proverò tantissimo. Benissimo. Ok. Questo può essere allargato di qua, questo può essere allargato di là. Facciamo un po' le ricerche. Che cosa diavolo? Ah, ok. Aree conquistate 0, 3, 6, 9, 10. E poi fare il resto. Mi sa che qua sarà lunghetta, ragazzi. Però per adesso vediamo di tutelarci intanto. Cominciamo a fare un po' di ricerche di quelle utili. L'Arcanium per forza, poi la sala delle guardie e la caverna del fabbro direi anche per forza. E... mi sa che... Ma intanto i mocciolosi... Sì. Oh! No, ho fatto quello. Bam! Che è successo? Una nuova area, grazie. Bonus di produzione? Ah! Allora aspetta. Orgush il produttivo, vai. Un orco, insomma, ci sta, no? Qui. Poi si è liberata questa, cosa che non doveva accadere. Qui c'è un bel po' di mana. Buono, teniamola a mente. Qui c'è un altro filone d'oro, ragazzi, attenzione. Qui non c'è, non c'è problema, perché tanto poi arrivano tutti quanti insieme lì. Io direi di... sì, raccogliere tutto l'oro possibile e immaginabile e poi... fammi pensare. Vabbè, il cimitero lo posso allargare di qua, quindi... io direi... questo è il posto per l'Arcanium. Bam. Tesoreria, grazie. Ok, tutto fatto, tutto predisposto e tutto bello creato, preciso. Adesso, secondo me, la cosa più utile da fare in questo momento è... tante belle unità. Perché le isole del male, dannazione, sono veramente lontane l'una dall'altra. Anzi, a sto punto... vabbè, facciamo così, no? Potenziamento a Talia, uno di questi, a posto. Bene. E gli altri saranno uno i mocciolosi, d'accordo? Ma poi creature, 9 addirittura. Allora, guarda, per il piccolo manipolo di eroi che si dovrebbe creare, onestamente, credo che sia sufficiente. Oh, potevo cercare gli incantesimi semplici, dannazione. Vabbè, sentite, vai. Andiamo, basta. Non stiamo a cincischiare troppo, sennò qua non la finiamo più. Isoletta del male, molto semplice. Molto, molto semplice. Attacchiamo. Speriamo non ci sia un fottio di gente. Mica poca. Uccidiamo diretta la novizia proprio senza un attimo di esitazione. Ok, e adesso uccidete chi vi pare. Minchia, la guardiana, ok. Perfetto. Oh, va bene, va bene, va bene. Di Caproc. Fantastico. Molto, molto, molto bene. Solo che questi mo attaccano l'isola del male quando vengono verso il dungeon, secondo me.
No? Ah, si può arrivare comunque a quest'altra isola del male. Ciò è bene, effettivamente. L'isola del male è bene. Ok, intanto abbiamo una fonte di malvagità, il che va super bene. Quindi trappole semplici e poi trappole medie. Subito dopo incantesimi semplici. Intanto facciamo le trappole medie, che stiamo mettendo da parte abbastanza soldini, credo. Giusto? Sì. Dai, coraggio. Oh, a posto. Adesso... oh, porca miseria. Avrei tanto voluto... Ah, vabbè, dai, non fa niente. Allora. Vai, cominciamo da qui. Che succede qui? Ah, macchina da fa... Sì, la sala del fabbro. Mica l'ho fatta, sono un idiota. C'è abbastanza posto? Assolutamente no. Un'altra bella macchina. Ci vuole. E anzi ti dirò, secondo me conviene fare così, così, così e così. Vabbè, intanto fate le scatole, va meglio. Allargate l'officina. Pensavo di averla già fatta, che stupido. Ok, facciamo l'Arcanium. Nel mentre. Spendiamoli un po' di sti soldi, perché sennò... Gli eroi locali non erano così sordi come si pensava. Il sottosuolo che si estendeva sotto i loro piedi non era sfuggito alla loro attenzione. Si affrettarono ad attaccare il dungeon, dopo che Thanos aveva minacciato di considerare traditori tutti coloro che si fossero rifiutati di combattere il male. Che vengano! Li squarteremo, li faremo a pezzi e verseremo il sale sulle loro ferite. Sempre una meraviglia. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Va bene, mo li tritiamo. Oddio, aspetta. Incantesimi semplici magari è il caso. È giorno di fare. Sapete cosa? L'altra cosa è la ricerca della prigione. Eh sì. Caverna del fabbro, vai. L'Arcanium l'avete fatto? Sì, lo state costruendo. Che è sto rumore? Infernale. Bam. Ok. Adesso. Trappole. Oh, le cassette. Dannazione, che palle. Centesimi semplici. Vai. Bam. Non c'ho il mana? Non ho il mana. Cari demoni. Voi che siete qui, no? Che ne direste di cominciare a fare qualcosa? Grazie. Generate mana, per piacere. Ne ho bisogno. Quattro, otto, 12. Quando sono arrivato a 12 scatole posso fare una fila di trappole. Nel mentre... Posso fare ulteriori creature, ma varrà la pena fare queste? Sì, dai, un paio di orchi almeno sì. E così siamo arrivati all'incirca. Aspetta però, il nascondiglio. Ecco qua, per l'appunto. Quanti orchi ci sono? Vabbè, comunque sia,
Non è abbastanza il... Sì. Allora, già so che qui ci sarà l'arena. Proprio senza dubbio. 3, 6, 9, 3, 6. Bam. A posto. Ok, intanto mi sono dato da fare per qualcosa. Ok, ma è fatto, questo è fatto, questo è fatto, questo è fatto. Adesso io opterei per... Sì. No, le cassette non sono abbastanza. Per la miseria. Mi sa tanto che conviene cominciare da queste, sapete? Qui ci sarà l'arena. E vorrò farla. Poi, ah ecco giusto, la prigione. Bam. E io direi di farla decisamente... qui, perché è più raggiungibile. Sì, secondo me è qui. Ok, e qui già so che ci sarà la sala delle torture. Almeno credo, aspetta. Ok, sì. Quando sarà il momento? E la cripta invece sarà... Vediamo. Dove conviene? Sempre qui da queste parti, secondo me. Mi sa che ho pure sprecato un po' di spazio, in effetti. Vai con la prigione. Bam! Ok, efficienza come siamo messi? Sembrerebbe bene. Cosa fanno gli orchi? Non è dato saperlo. Va bene, allora, qui c'è un po' di oro. Ho già pensato a tutto. Credo. No, manco per il cavolo. La sala della... la sala di lettura, dai, facciamola. E dove, però? Questa è una, veramente una bella domanda. Fammi pensare al luogo ideale, che mi sa tanto che è questo, però. Alla fin fine, sapete? Aspetta, no, 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 così. È giorno di paga. Tre, sei, nove. Dovrebbe essere sufficiente. Facciamo così. Ha più senso. Coraggio, coraggio, coraggio. Queste fatte si può allargare. Comunque, no, questo non è spazio sprecato, perché posso allargare entrambi. Va bene. Poi, altri eroi che arriveranno verranno massacrati e inizieranno... Oh, 4, 8, 12. Mi sa che finalmente riesco a fare un po' di queste. Bene. Molto bene, anzi. Cari orchi, direi che è venuto il momento di fare un po' di trappole. I draghi si sono... Merda, 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 merda.
Questi sono tosti. Ok. Potrebbe essere un po' un problema. Porca miseria, altro che problema. Sono invincibile. Invincibile mica tanto. Guarda! Ci hanno massacrato. Hey! Ci hanno disintegrato. No! Ritornerò. Ok, questo è un problema. Non pensavo fossero così forti. Dannazione. E vabbè, quella, questa c'ha un'efficienza da schifo, ma... Allora, a proposito... mi sa tanto che... La cripta è il caso di farla subito. La vede? Ma tipo al volo. Cento, vai. Sì. Mi sa tanto che non c'è molta gente da salvare, vero? Già. Come temevo. Merda. Te pareva? Cassette e attrezzi insufficienti. Mannaggia a voi. Wow, sono morti tutti proprio. Aspetta, fa un po' vedere. Oh, oh, oh. Porca miseria, ragazzi. Wow, e questi? Ma da dove? Cazzo! La morte non può fermarmi. I nemici sono entrati nel dungeon. Ci mancava pure questo. Non è che per caso è già fatto... No, eh. Grazie. Alla faccia delle sberle. Ne ho preso un po' di sberle, effettivamente. Ok. Adesso voi però, se non altro, avete un po' di gente da portare in prigione, il che è un'ottima cosa. E però ci stanno queste lucertole drago che, porca miseria, o le sberle che mi hanno dato, solo Dio lo sa, veramente. Molto bene. Dai, dai, ste cavolo di scatole, producetele alla svelta. Vabbè, una... me la farò bastare. Dopotutto, non voglio certo... Sì, comunque questa cosa non va bene. Adesso andiamo a tritarle. Fanno male forte. Fanno veramente male. È giorno di pace. Madonna.
Morti tutti. Guarda. Guarda che roba, ragazzi. Madonna che sberle. Ma che è? E mo tutti quanti stanno cercando di portare i cadaveri. Ce li ho, però. Cioè, sono tutti morti e mo porteranno i cadaveri alle cripte. Eh no, non possono perché sono tutti quanti, porca miseria. Ecco, te pareva. E quindi? Che faccio? Questi vanno diretti, proprio. Mi sa. Questi vogliono attaccare il cuore del dungeon, temo. Sta a vedere. Difendi il cuore del dungeon. Infatti è così. Morte dall'alto. Questi sono tutti quelli che ho. Bye bye, baby. Sono andato a cacciare in un casino brutto per essere brutto, eh. Ok, voi altri non state facendo niente di rilevante, giusto? Vabbè, almeno una trappola è pronta. E la malvagità comunque continua a fluire, grazie a Dio, almeno quella. In compenso... sarebbe molto gradito che voi andaste, che ne so, cosa state costruendo? Ah, giusto, ok, vabbè, ha senso. Allargatelo un po' sto cimitero, perché sennò qua... Allora, poi, 22 cassette, direi che è giunto il momento di fare ulteriori trappole. Ok. Intanto mi pare anche il caso di continuare a massacrare queste cavolo di lucertole. Mi sembra adeguato anche questo. Guarda tu! Il tuo cuore del dungeon è sotto attacco. Questa è una bella rogna, ragazzi, sapete? Adesso dovrei riuscire a sconfiggerle. Oh, una è andata. Un'altra è andata, a posto. Sì, ma qualcuno ci va per piacere. Si è esaurito questo, vabbè.
Amen. Ce n'ho altre tipo 4. No, guarda, c'è un filone d'oro anche qui. Questa sala di lettura c'ha un'efficienza che fa schifissimo, però vabbè. Amen. Teleportomat e... allora, cos'è? Allora, allevamento di tacchini, più oro e... un'altra cosa semplice qual era? Capienza del mana, miglior... oh, giusto. Sì, la capienza delle pergamene. Noto che ci siamo. Sentite, io qua chiudo però perché non vedo davvero il motivo per cui continuare a tenere aperto con questa forma orrenda. Aspetta, aspetta però, aspetta, aspetta, aspetta. Fai così. Qui c'è un po' di mana che può tornare utile. Sì, ma i non morti, qualcuno mi spiega perché diavolo non... ah, si stanno riposando e che hanno beccato un sacco di sberle. Anche questo, vabbè, ha senso. Ora, come siamo messi qui? Malissimo, perché molto semplicemente non abbiamo... cioè, gli orchi non ce li ho, perché sono tutti quanti morti. Sono 5 e sono tutti morti. Ma intanto... oh, questo ha deciso che è il caso di andare qui. Grazie. Troppo gentile. Ti dirò, magari sarà anche il caso di farne un'altra? Potrebbe essere una buona idea. I nemici sono entrati nel dungeon. Una è stata fatta, quindi facciamo valere questa intanto. Ottimo. Minchia, il mago ha resistito così tanto? Non pensavo assolutamente. Diamogli il colpo di grazia. A posto. Vai. Portali in prigione. Grazie. 4 zombie e 4 arcieri. Comunque, con questo ci siamo. Serie assoluta. Queste le ricerche le faccio sempre perché sono davvero utili. A riposare. State ridotti in una maniera orrida, veramente. C'è bisogno che facciate le trappole. Se no, che cosa diavolo combino io? Allora, Talia, tu però, o in tutta onestà, potresti farmi un piccolissimo favore. Intanto che sei qui a fare nulla, il male trionferà. Però non so se è una buona idea. Meglio lasciar perdere, mi sa. Sì, meglio lasciar perdere. Vabbè, tanto questo lo distruggeranno, senza dubbio, però. Qualcuno è al lavoro? Secondo me no, secondo me si stanno tutti riprendendo. E infatti è così. Ma se non altro li stanno riportando in vita. 5 sono.
Ah, c'è un altro filone d'oro qua, grande. Teleporto Matt 3000, molto bene. Cos'altro ci rimane di interessante da fare? Beh, in realtà ci sarebbero tantissime cose, però... Allora, quante vene d'oro sto effettivamente minando io? Un paio. Questi cavolo di mocciolosi. Chissà dove stanno portando questo cavolo di oro. Vabbè. Che gran casino. Oh, 34 su 34. Sì, ma... Ah, è tutto... Ah, perché sono prenotate, solo che mo non possono lavorarle. Finché questi orchi non guariscono. Quindi, sai che cosa farò adesso? Una bella ricerchina. Un'altra creatura. Poi farò probabilmente... Ma vediamo, mi sa la sala della birra, sì. E farò un... No! Lo devo ricercare, il naga. Dannazione. Dai, 87. Ragazzi, sta puntata è stata un po' così perché, porca miseria, ho corso dei rischi e quelle cavolo di lucertole di me... Giorno di paga. Mi sembra adeguato. Aiuta gli orchi a riprendersi, non è male come cosa. Ok, gli orchi si sono ripresi tutti, adesso se Dio vuole vanno a fare le trappole. Vabbè, sì, probabilmente va a mangiare. Ok, ma è più 6 di malvagità quando muore una. Ci sta, insomma. Vabbè, i corpi vanno a finire a fare gli zombie e tutto sommato... No. Allora, questi mi hanno appena attaccato, giusto? Mi sa che stanno andando a consegnare proprio un'altra trappola, vero? Sì. Molto bene. In tutto questo io ho fatto la sala della birra e con tutta probabilità la farò tipo qui. Sì, che non è proprio un granché come posto, ma no, ci possiamo accontentare. Poi, che altri potenziamenti posso fare di interessante? No, oh, ricerca compressa, vai. E capienza del mana migliorata, sì, decisamente. In ogni caso, io aumenterei un po' qui. Cavolo di mocciolosi. Troppo tempo ci vuole. Oh, ok, questo è a posto. Bene, mo speriamo che non entrino dai portali. E poi per il resto va bene tutto. Ho ricercato capienza in mana migliorata 1. E sì, anche quell'altro immagino, perché avevamo più o meno quella durata.
Va bene, ragazzi, allora, sì, puntata un po' così, ma è andato tutto un pochettino storto, ci è voluto un po' per carburare, adesso l'obiettivo è la seconda isola del male, assolutamente, ok? Anzi, ti dirò, fatemi un attimo vedere una cosa, come ci si arriva qua... Oh, che cos'è questo? Come ci si arriva a questa isola del bene? Da qui... Vabbè, tutto sommato si può fare, potrei prenderne anche altre due, il che svolterebbe un sacco. Va bene ragazzi, quindi io vi direi che per oggi è tutto perché molto abbiamo fatto, anzi neanche troppo, disgraziatamente, e molto dobbiamo ancora fare, e ci diamo appuntamento alla puntata di domani, d'accordo ragazzi? Quindi direi che per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione troverete come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist completa con tutti quanti i video della serie di Dungeons 3, d'accordo ragazzi? A presto!